Ciao amici del Club delle Ricette! Scopriamo insieme come preparare la pasta alla Monte Carlo. Iniziamo facendo soffriggere in una padella un po' di cipolla tritata con un filo di olio d'oliva. Quando la cipolla sarà leggermente imbiondita, aggiungiamo il macinato e facciamo rosolare a fiamma vivace. Saliamo, pepiamo e continuiamo a rosolare per bene. Sfumiamo con mezzo bicchiere di vino rosso e facciamo evaporare la parte alcolica. Aggiungiamo ora il concentrato di pomodoro, la passata di pomodoro e mescoliamo per bene. Regoliamo di sale e pepe e facciamo cuocere per qualche minuto. Quando il ragù sarà pronto, aggiungiamo la panna, mescoliamo con cura e facciamo cuocere a fiamma dolce per qualche istante. Facciamo cuocere la pasta in abbondante acqua calda salata. Scoliamo la pasta al dente, aggiungiamola direttamente al sugo e mescoliamo per bene. Ora il tocco creativo. Aggiungiamo il pesto alla genovese e amalgamiamo il tutto. Ecco pronta la pasta alla Monte Carlo. Una pasta cremosissima perfetta per un pranzo o una cena, diversi dal solito. Per tante altre ricette, ricordati di scaricare la nostra app.